pomeriggio e soprattutto grazie per l'invito. Cioè, l'ho messo in equilibrio lo stato. Grazie per l'invito. Il mio intervento è un intervento che può sembrare un po' fuori dal coro, ma cercherò di essenzialmente argomentare perché invece è quanto mai nel ragionamento che stiamo affrontando oggi e anche poi nella giornata di domani. Perché parlando con i colleghi che stanno organizzando questo evento, gli ho detto io vorrei parlare di ideologie. E naturalmente, essendo peraltro un ingegnere, senior politecnico, il tema può sembrare un po' laterale nel ragionamento attorno al tema della transizione, delle transizioni. In realtà, e lo farò collegandomi all'unica slide che abbiamo visto, che è quella proprio del titolo dell'European Green Deal, e cercherò di spiegarvi perché vi voglio parlare di ideologia e soprattutto in che termini ve ne voglio parlare. Perché essenzialmente nella mia esperienza di ricercatore, già dagli anni Ottanta, mi sono occupato di temi specifici, ma solo qualche anno fa ho realizzato che in realtà mi sono sempre occupato di un tema che in termini delle transizioni industriali. E quindi ho poi rielaborato le sofferenze dei decenni passati cercando di studiare e di capire qual è il vero tema all'interno di una transizione industriale, cioè che cosa effettivamente avviene all'interno di una transizione industriale. E qui ho verificato ovviamente che la questione, come invece io pensavo inizialmente, non è solo tecnologica, ma le transizioni industriali, che hanno delle caratteristiche che ora vi dirò, hanno come necessaria portante del cambiamento un cambio di ideologia. Quindi la tecnologia è un pezzo del ragionamento, ma occorre lavorare anche sul fronte delle ideologie. Quello che per esempio ci ha esposto il collega nel precedente intervento, facendo riferimento all'European Green Deal, è un esempio. Perché ovviamente tutti sappiamo che il Green Deal a livello europeo è fortemente sostenuto da cambio di tecnologie, come nella transizione energetica, ma nella mobilità sostenibile, nel passaggio dall'economia lineare all'economia circolare. Abbiamo sempre delle tecnologie che supportano il cambiamento. Ma non è stato molto ricordato quando è stato introdotto l'European Green Deal che alcuni anni prima, durante il summit del G20 a Pittsburgh nel 2009, quindi eravamo in una fase di crisi economica a livello globale. Il programma ambientale delle Nazioni Unite, l'UNEP, cercò di convincere i grandi del G20 che il modo per uscire dalla crisi economica fosse quello di rispondere alla ormai incipiente crisi ambientale, crisi climatica e delle risorse naturali. E produssero degli studi interessantissimi. Ci fu un documento scritto da uno studioso, Barbier, che fu presentato, discusso nell'ambito del G20, e la denominazione di quell'intervento era Global Green New Deal. E grande movimento a livello di organi internazionali, organismi internazionali, ma effetti praticamente nulli. Oggi abbiamo l'European Green Deal e quindi ovviamente di nuovo un'azione verso questo tema di cambiamento. E il mio contributo modestissimo è quello di riflettere sul fatto che
probabilmente ancora una volta non dobbiamo fare solo leva sulle dinamiche tecnologiche, ma guardare alla tecnologia, alla ideologia. E cercherò ovviamente di dirvi cosa io penso sia, cosa è definita come ideologia. Le transizioni hanno un carattere, sono complesse, sono sistemiche e quindi tendono a manifestarsi su un orizzonte temporale lungo, parliamo di 30, parliamo di 2050, e ovviamente hanno anche un altro carattere che è la profondità della transizione. Cioè guardo, per esempio, le tecnologie, ovviamente ho un numero considerevolmente elevato di tecnologie che possono venire in soccorso della transizione. Però dall'altro lato so anche che esistono molti contesti in cui io devo focalizzare la mia attenzione, tecnologia, economia, società, ma anche ideologia. Se noi oggi ci concentriamo essenzialmente sulla transizione energetica, pensiamo a quello che è il tema della transizione. Essenzialmente richiamiamo da un punto di vista delle tecnologie, quindi del cambio di paradigma tecnologico, le rinnovabili come sostituzione alle fossili e nuove tecnologie che devono essere ancora affinate o sviluppate, come per esempio lo storage di energia, l'idrogeno, l'elettrificazione, la digitalizzazione. Quindi è evidente che tendiamo sempre a guardare la tecnologia come il motore del cambiamento e questo ovviamente è coerente anche se andiamo a guardare transizioni storiche in ambito energetico, perché abbiamo avuto delle transizioni energetiche nel passato. Siamo passati dalle biomasse, il legno, tanto per un esempio, al carbone, poi dal carbone al petrolio. Quindi abbiamo qualcosa che le transizioni dal punto di vista storico ci possono insegnare. Bene, due concetti sono considerati fondamentali, sono concetti su cui le grandi company stanno in questo, le grandi corporate stanno in questo momento ragionando molto e, sulla transizione energetica, ma anche su tutte le altre transizioni che sono in corso. Ne cito un'altra, quella digitale. E cioè la velocità del cambiamento, la velocità della transizione e quello che viene chiamato game, cioè alla fine che cosa avverrà. Bene, c'è un livello di incertezza su entrambe le variabili. E esaminando le transizioni da un punto di vista dell'azione del passato, i caratteri che hanno rallentato quelle transizioni sono presenti ancora oggi. Quindi, giustamente, si parla di 2050, perché si sa che queste transizioni richiederanno molto tempo. Richiederanno molto tempo con problemi anche di natura sociale che sono affrontati se abbiamo molti documenti che sono prodotti. Beh, il tema di, per esempio, nuovi posti di lavoro, come il tema della inclusività del cambiamento, no? Della transizione, si dice nessuno deve restare indietro. Ok, però ovviamente dobbiamo poi comprendere che cosa significa nessuno debba restare indietro. E allora il mio contributo oggi è quello di prospettarvi un'analisi della transizione che non sia solo un'analisi strutturale, ma che sia un'analisi anche ideologica. Quando io parlo di strutturale, parlo per esempio di cambiamenti sul fronte economico. E qui noi sappiamo, e tante situazioni ce lo ricordano, che nella transizione energetica occorre guardare i cambiamenti nell'offerta, ma occorre guardare anche i cambiamenti nella domanda. Ma non solo, sappiamo benissimo che per esempio occorre guardare con molta attenzione gli incentivi. Uno dei temi su cui il cambiamento strutturale ha difficoltà a manifestarsi, per esempio sulla transizione energetica, è il riallineamento degli incentivi fra fossili e rinnovabili. E non c'è ovviamente da ricordare che ci sono dei problemi per cui questi riallineamenti non avvengono. Quando c'è stato COP21 a Parigi,
Per esempio, i polacchi hanno detto che la nostra economia dipende dal carbone e questo è un punto. E noi non possiamo pensare che una volontà possa in qualche modo andare contro, ovviamente, il modo in cui ragionano giustamente dal lato loro i polacchi. E quindi da questo punto di vista diventa molto difficile pensare che i cambiamenti strutturali possano essere l'unico elemento su cui ragionare. Perché? Perché occorre fare in modo che si inneschi ideologici. Ci sono due elementi che entrano nella costruzione di quasi tutte le ideologie che ruotano attorno alla transizione energetica. Il primo elemento è il cambiamento climatico, per cui si costruiscono dei ragionamenti attorno al tema dei problemi generati dal cambiamento climatico. E il secondo tema è quello delle risorse naturali, esaurimento delle risorse naturali. Ecco, questi sono i due grandi driver che noi dovremmo seguire nell'accompagnare la transizione ideologica. Ma perché sono arrivato all'ideologia? Sono arrivato all'ideologia perché, vedendo che molte transizioni che venivano non solo conclamate, ma anche poi praticate, avevano grandi difficoltà a concretizzarsi. Ho vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti. E c'era una forte pressione verso l'autonomia delle imprese negli Stati Uniti, pressate dallo sviluppo delle imprese giapponesi, dell'economia giapponese, e quella fu una transizione molto, molto sofferta. Anche in Italia ci sono stati dei riflessi molto interessanti. Per esempio, la Fiat fa uno stabilimento a Cassino, poi torna indietro, molto automatizzato, poi torna indietro a Melfi e fa degli impianti molto meno automatizzati. Perché? Perché stava entrando nel ragionamento del management della Fiat qualcosa che stava sostituendo quella che il responsabile delle tecnologie dell'epoca, l'ingegner Besusso, chiamava la libidine tecnologica. Cioè cambiamento guidato dalla tecnologia. No, stavano comprendendo che c'erano altri elementi che andavano considerati e che oggi per noi sono quasi fondamentali, cioè il benessere dei lavoratori, che incide poi sulle performance anche produttive. Allora, qual è il punto? Il punto è che occorre dare un minimo di concretezza al tema dell'ideologia e qui mi è venuto in soccorso un dean, un preside della Sloan School of Management dell'MIT, Lester Turow, che in un bellissimo libro sul futuro del capitalismo scriveva che non c'è cambiamento tecnologico senza cambiamento di ideologia. Senza cambiamento di ideologia. E qui ovviamente mi si è aperto il mondo. Rileggendo, io lo avevo studiato, ma rileggendo quel pezzo del ragionamento a cui avevo dato scarsa importanza, essendo ancora un puro ingegnere vecchio stile, e ho incominciato a riflettere, quindi a ricercare delle definizioni di ideologia. Una definizione molto operativa, che è stata sviluppata proprio in un bel libro sulle transizioni energetiche un po' di anni fa, la vede come un insieme di concetti in interazione tra di loro. E che vuol dire che dobbiamo cercare di comprendere quali possono essere questi termini che si mettono, concetti che si mettono in interazione tra di loro e che in qualche modo aiutano nella comunicazione, nella costruzione di una narrazione. Non voglio andare molto oltre perché ho forse un minuto ancora e vi faccio con un esempio comprendere su cosa sto riflettendo. Conoscete tutti Greta Thunberg. Greta Thunberg è un personaggio che negli ultimi anni ha costruito con una sua narrazione un movimento ideologico, evocando una serie di concetti. E qui, tanto per andare alla chiusura, il concetto su cui la Thunberg ha lavorato molto è il timore del cambiamento climatico e la paura delle grandi perdite. Beh, c'è una teoria.
a cui hanno assegnato un premio Nobel, quella di Kahneman, la prospect theory, che ci dice che gli individui diventano propensi al cambiamento nel momento in cui hanno davanti a loro delle gravi perdite possibili. Ecco, quella razione è stata costruita attorno a un ragionamento sul fronte ovviamente del cambiamento climatico, ma altri ragionamenti si possono fare sulle materie prime. Lo citerò in chiusura, l'ultimo. E quindi è attorno a questo che bisogna ragionare, oltre che ovviamente, non vorrei qui essere frainteso, sulle tecnologie e sull'economia. Cioè questi pezzi del ragionamento restano fondamentali, ma occorre soprattutto per la mano pubblica ragionare sulle ideologie. Qual era l'esempio sul lato delle materie prime? Beh, nel 1972 fu pubblicato un famoso libro, no? I limiti dello sviluppo. E questo libro nel 72 non ebbe grande risonanza. Solo nel 73, quando ci fu la guerra dello Yom Kippur, i governi di tutto il mondo si svegliarono improvvisamente e cominciarono a studiare quel libro, che essenzialmente diceva che c'era un problema di shortage sulle materie prime, cioè che le materie prime stavano sparendo. Poi possiamo discutere, ma diciamo la questione è che i governi si sono attivati non perché è stato scritto un libro o perché è stato ipotizzato una certa narrazione, ma perché l'OPEC aveva incominciato ad alzare il prezzo del barile. Quindi è di nuovo la prospect theory che in qualche modo ci viene in soccorso per aiutarci a capire che tipo di ragionamenti andrebbero affiancati a quelli di tipo tecnologico ed economico. Ho terminato.